Alfano e Renzi. Non lo so, lo deve chiedere al mago Telma oppure a Alfano o a Renzi. Io sono l'ultima persona in grado di darle una risposta così, però si vede che le trattative hanno bisogno di un po' più di tempo. Del resto, mettere su un governo dopo un'accelerazione come quella che abbiamo visto non deve essere cosa semplicissima. Gli amici di NCD mi sembrano estremamente determinati a raccogliere più che possono. E lei fa ancora quindi sarcasmo? Ma no, lei no, con quel sorriso angelico mi batte sarcasmo con perfidia su formiconi. Ma no, si va, giustamente. Cioè, vuole, intenzionato a raccogliere il bene del paese e quindi vogliono governarlo insieme a Matteo Renzi. Perché certo, il sarcasmo sì è un dato di fatto. Infatti vedrete bene sicuramente Matteo Renzi. Sicuramente lo scoglio sarà bene, il programma. Sono certa che lo scoglio sia il programma e non le poltrone, anche perché certo, se si troveranno sul programma magari potranno anche accordarsi su un appoggio esterno al governo Renzi. Non è detto che vogliano per forza prendere le poltrone. Mi sento di dire: Matteo, stai sereno. Vedendo questo presupposto, mi ha colpito la frase di Formigoni: questo è un governo di compromesso, che è quanto di più distante dall'immagine di sé e della propria ambizione politica Renzi abbia dato sia con le primarie di Firenze sia con la sua corsa a candidato alle primarie per diventare segretario del PD. Quindi questo è un elemento importante, perché siccome sono convinta che molta della forza di Renzi sia nel suo carattere proprio, nella sua verve, nella sua psicologia, attenzione, perché prepararsi a un governo di compromesso per tenere insieme una maggioranza che ha l'aria di essere la stessa identica che ha fatto il fallimento di Enrico Letta rende l'operazione estremamente difficile. Sono preoccupata perché non abbiamo molto tempo da perdere, abbiamo bisogno di fare le famose riforme, abbiamo capito che questo è un governo di servizio a un tema, il lavoro, perché è l'unico sul quale sembra di poter trovare un accordo. Il governo è il tema di svolta o di compromesso? Ma no, guardi Teresa, mi faccio dire. No, ma poi qui si scontrano diverse ricette, però non illudiamo che il lavoro si crea così, cambiando le leggi. Ci ho già provato la Fornero e il disastro, il lavoro si produce se riprendono i consumi in questo paese, se riprendono i consumi in questo paese, quello che vogliamo se no fare. Il lavoro così con la bacchetta è un governo di compromesso.